Ciao a tutti, eccoci qui di nuovo. Siamo qui per parlare adesso della parola addirittura. Come si traduce in inglese? Allora, in italiano ha diverse sfumature, però principalmente sappiamo che esprime qualcosa che è eccezionale, qualcosa che è un'informazione eccezionale fuori dal normale, o insomma è un'esclamazione. Per esempio, sai, ha bevuto 14 birre, addirittura, oppure. Lui parla inglese, tedesco, francese, addirittura giapponese. Ok, quindi qualcosa che comunque non è comune, è un'eccezione. Allora, vediamo un po'. Allora, in inglese usiamo la parola even per le eccezioni. Per esempio, he speaks German, Japanese, Chinese and even French. Quindi qualcosa che non è normale, ma è un'eccezione. Oppure, he knows a lot of people, even Keanu Reeves. Conosce tante persone, pure Keanu Reeves, c'è cioè, mica robetta qua, ecco. Quindi, eccezione. Per l'altro verso, invece, che è un'esclamazione, abbiamo alcuni modi che si possono usare con diverse sfumature in inglese. Per esempio, io dico al mio amico, dico, ma sai, did you know that John bought a Lamborghini? Ma sai che John ha comprato una Lamborghini? E lui mi può rispondere, are you joking? Stai scherzando? Questa è una maniera informale, ma veramente? Ma mi stai prendendo in giro, dai. Oppure, are you kidding? Che è un'altra espressione per dire appunto, mi stai prendendo in giro, dai, ma non è vero, non è possibile. E questo per quanto riguarda appunto lo scherzo, una cosa un po' informale. Per quanto riguarda però, e in generale si può usare, allora, in generale si può usare anche l'espressione really? Did you know that John bought a Lamborghini? Really? Ma veramente? Oppure seriously? Seriamente? Ma ce lo stai dicendo sul serio? E quindi è sempre connesso con ma dai, ma non ti credo. Invece, una cosa in più che vi posso dire è quando magari non sono proprio contenta di quello che mi sta dicendo l'altra persona. Come ultima possibilità abbiamo un addirittura però un po' arrabbiato in questo caso e in questo caso si dirà is that so? È così? Cioè per esempio la stessa frase sai che John, did you know that John bought a Lamborghini? Lo sai che John ha comprato una Lamborghini? Lo vado a dire alla moglie di John e vedi un po' avevano messo i risparmi da parte e lui si è andato a comprare la Lamborghini e allora lì auguri John e la moglie dice is that so? In questo caso è così, perché così adesso vado a fare due chiacchiere con mio marito. Quindi, come vedete, ci sono diverse sfumature. Is that so? Quando siamo arrabbiati, dai, non ci crediamo, non è possibile. Stai dicendo sul serio? Oppure, are you joking? Ma dai, stai scherzando. Are you kidding? Mi stai prendendo in giro? Are you kidding me? Mi stai prendendo in giro? Really? Veramente? Seriously? Ma seriamente? E poi c'è appunto even che è qualcosa di eccezionale. Parla 14 lingue, pure lo spagnolo, pensa un po'. Oppure non so, ha 14, 14 proprietà, ma pure una in Giamaica, pensa un po'. Quindi è qualcosa di eccezionale e molto semplice. Scrivete pure qualche esempio qui nei commenti, così possiamo intanto rodare un po' questo inglese. Per qualsiasi cosa sono qui, se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina così riceverete tutte le notifiche dei prossimi video. Benissimo, per oggi abbiamo finito, vi auguro una buona serata, I wish you a good night and see you in the next video, ciao!